io, avendo concluso la mia esperienza a scuola di tirocinio, voglio parlare, fare e dire tre oggetti che hanno cambiato, secondo me, la didattica nel corso del tempo e che oggi sono indispensabili. Il primo, che c'è sempre stato, però oggi è messo in una posizione diversa, che è la cattedra. La cattedra che prima avevamo visto veniva messa, anzi, proprio su una pedana, quindi dove appunto si descriveva l'autorità dell'insegnante. E oggi si vede che è proprio in disparte. Anzi, la cattedra, ad esempio a scuola mia, viene usata proprio dalla maestra per disegnare, viene usata per metterci le schede, molto spesso non c'è, cioè viene usata proprio come tavolo di lavoro oppure proprio come deposito, proprio perché oggi la cattedra non esiste. Esistono i tavoli, i banchi appunto, che anche quelli, e questo è il secondo oggetto, che appunto hanno cambiato la loro struttura. Prima, come sappiamo, c'erano i cosiddetti banchi a catena, tutti insieme, dove il bambino doveva stare in una determinata posizione. Oggi invece i banchi sono diversi, sono disposti a gruppi, sono disposti in modo tale che il bambino possa avere spazio sia sotto il banco che sopra, per poterli usare, ma non usare per scrivere, nel senso per scrivere, ma usarli anche attraverso un lavoro di gruppo. Ora, purtroppo in Italia non ci sanno dei veri e propri esempi, però in alcune scuole stanno già sperimentando i banchi per costruire i vari gruppi di lavoro, quindi vari banchi messi insieme. Questa è una cosa che si trova soprattutto alla scuola dell'infanzia, ma alla scuola primaria questa cosa non c'è ancora, quindi di avere una serie di banchi messi insieme per poter lavorare in gruppo. Infatti io mi sono ritrovata tante volte a scuola: ah, ma te hai parlato con quello del banco? Ancora in Italia non si è capito che parlare con il compagno di banco non vuol dire copiare, ma vuol dire soltanto interagire, fare appunto lavoro di gruppo. E poi un terzo oggetto è la LIM, la lavagna multimediale. Dentro non anche un quarto. Allora, la LIM, la lavagna multimediale, appunto è un qualcosa che è stato introdotto a scuola in modo sperimentale verso il 2012-2013. E oggi invece viene a mano, con i pochi soldi che vengono dati alla scuola, viene messo appunto in tutte le classi. E la lavagna multimediale è uno strumento fondamentale, innanzitutto perché si ha una lavagna dove ci sono vari strumenti. È touch, quindi chiaramente ci si può scrivere sopra, ci si può disegnare, c'è il compasso, c'è la gomma, c'è tutti i tipi di come si può dire, caratteri, colori. E soprattutto, diciamo, molto importante secondo me, è un fatto di lavoro appunto interattivo. Quindi il bambino che dice: maestra, ma come si fa? Io voglio vedere un determinato animale, che non in tutti i libri ci sono, quindi uno con la lavagna multimediale se lo vede a grandezza naturale. E soprattutto la lavagna multimediale secondo me è molto importante proprio per, in un certo senso, per eliminare anche il fatto di accontentarsi di quello che si ha, accontentarsi di quello che viene messo in un libro. Ma il bambino che sa di avere la lavagna multimediale, sa di avere internet, sa di poterlo vedere, chiaramente gli viene anche più spontaneo andarlo a cercare. Nella scuola dove io ho fatto tirocinio, la lavagna multimediale era importante soprattutto per le attività di psicomotricità, quindi movimento collegato alla musica, e quindi i bambini potevano vedere i gesti, i bambini potevano fare proprio queste attività di psicomotricità che sono molto importanti. E poi un altro strumento che a mano è stato introdotto a scuola e che oggi è presente in tutte le scuole, che si può dire c'è a scuola soprattutto, diciamo, dagli anni 50, insomma, si parla di una cosa un po' troppo precoce, però ecco, soprattutto si può dire sì, dagli anni 50 in su, sono stati introdotti i cartelloni, che sono uno strumento appunto molto importante a mio avviso, ma nel senso che
anche il cartellone è uno strumento interattivo e soprattutto è qualcosa che resta, che rimane ed è qualcosa che, se fatto bene, serve proprio sia nella realizzazione che poi dopo nel lasciarlo in classe, è qualcosa che lo fa restare in testa. Quindi il bambino che ha fatto il cartellone delle lettere dell'alfabeto, oppure ha realizzato, ha letto una storia e ci ha fatto dietro un cartellone un lavoro o per quanto riguarda l'arte eccetera, chiaramente questo il bambino lo vede suo il cartellone. Ad esempio, fare il cartellone con il ritratto di tutti i bambini è qualcosa di importante, perché il bambino si rivede in quel cartellone, dice l'ho fatto io, e quindi ed è anche fiero, quindi non soltanto c'è l'importanza del fatto che c'è stato un lavoro dietro, quindi una realizzazione dietro, non soltanto perché appunto si sono sviluppate determinate manualità, ma perché quel cartellone è stato visto come mio, cioè qualcosa che ho fatto io e quindi ne vado fiero io, e questo è importante per tutto il fatto appunto dell'autostima, della stima di sé eccetera. Io appunto nell'esperienza della scuola questi sono quattro strumenti molto importanti, strumenti e oggetti che hanno cambiato forma, hanno cambiato ruolo. A quello che mi stanno insegnando è in classe niente deve essere fatto per caso, ma tutto deve avere una logica e tutto deve avere un perché. E con questo concludo. E siamo qua. We turn. Ma non sei stato sequestrato pure te? Yes, we can. Dillo. Sei stato sequestrato pure te? And yes, we did. Conferma. Democristiani, socialisti, comunisti, liberali, no, vedo che c'è sempre la voglia di divertire. Repubblicani, separatisti, uomini qualunque. Che cosa hanno fatto? Stiamo a sentire bene, imbecille infame. Questa volta no! La madre di Fodianna ha fatto passare la figlia per me. Questa volta no! Il quinto pezzo, mi raccomando. Questa volta vi voglio far soffrire.